Allora, ciao ragazzi, eccomi qua in un altro nuovo video, normale stavolta perché l'altro che ho registrato è un video ASMR. Allora, questo è un video che attribuitemi piccolo perché non voglio parlare troppo, già parlo un po' troppo di mio sia nella vita reale che su YouTube. Quindi niente, oggi andremo a fare un get ready piccolo con la palette di Sopix Extra Spice di Makeup Revolution. Questa qua e niente, mi vado a truccare e la maggior parte del viso la farò off camera e poi ci vediamo per i saluti e nulla. Comunque, se vi piace questo video mettete un like, commentate e iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere aggiornati in altri miei nuovi video sul mio canale YouTube. Bacio e niente, e buona visione. Nulla, adesso io mi apro la palette che è già bella imbrattata di suo, ho messo già la crema, ho già fatto le sopracciglia, quindi non c'è bisogno di dirvi altro, mostrarvi altro, tanto i prodotti sono sempre gli stessi tutto sommato, quindi allora vado con Everyday, questa qua, questo colore qua, sì. E mi trucco guardando lo specchietto di qua, che poi è uno specchio enorme. Se vi dà fastidio, pazienza se faccio così, ok? Perché io sono abituata e faccio così. Quindi vabbè. Oddio, quanto è sporco questo specchietto. Non ne parliamo. Poi a parte i rumori che sentite sottofondo, ho lasciato la finestra un po' aperta. Se no non si vede quello che faccio. Tra un po' arriva mia nonna perché è andata in farmacia a prendere delle cose. Quindi mi devo anche sbrigare. Perché poi mi strucco e mi metto le gocce degli occhi, il collirio sarebbe. E niente. Comunque questa palette è molto bella, scrive abbastanza, sono io che la calco troppo perché mi piace calcare troppo, però è veramente molto bella questa palette. Metto un solo colore oggi perché mi va così semplice, per quello, metto solo Everyday per oggi. Allora, se vedete che sto facendo così con lo specchio, che non vedete una mazza, è per il semplice motivo che vedo quello che vedo, cioè vedo poco e niente praticamente. Oh mamma mia, oddio, sto facendo fatica a vedermi. Ci vorrebbe un pennello a sfumatura, ma io non l'ho preso. E sto facendo delle cagate uniche, ma va bene, tagli. Che poi non è mica male questo trucco che sto facendo così alla rinfusa. Meno male che non devo parlare per niente. Vabbè ragazze, pigliatelo per quello che è questo trucco. Ok. Dunque, ora vado a mettere un po' di mascara. Tanto vi avvicino, se sentite la lavatrice in sottofondo. Perché sta lavando. Comunque, a parte lavatrice, mi avvicino l'ombretto. Sì, l'ombretto, ciao, la faccia. Non è il massimo, ragazze, però è quello che ho potuto fare. No comment. Oggi sono un po' univagante, vagante, non so se si dice così, è un nick, non lo so perché, boh, vabbè. Allora, per non fare casino metto correttore, lo metto solo dove mi interessa, perché se lo metto nelle occhiaie, buonanotte, buenas noches, come dicono gli spagnoli, perché non voglio combinare casini col correttore, non sia mai.
E quindi mo vado di correttore solo dove mi interessa. Prendo il pennellino e lo sfumo. Non devo mettere le occhiaie, vabbè. Ora mi guardo di nuovo se c'è tutto a posto. Sembra di sì. Adesso vado a prelevare se la trovo perché non so mai dove metto i miei prodotti. Qua, la cipria della Rimmel. Poi il bronzer lo metto off camera. E vabbè, il resto già lo sapete. Cosa sto facendo? Sto facendo una cosa per un'altra. Qua sbatto l'eccesso perché voglio evitare di diventare un mascherone. Wow, sembra che sta passando un treno a casa mia. Già. Invece è la lavatrice. E vabbè. No comment. Oh, ma io ce l'ho con questa parola da quando sto. Vabbè. Dettagli. Allora, mo vado con. Cos'è questo? Ah, mascara, sì. Ho messo dio con la Sardegna, già so bella concia. Già so. Già so come. Siamo capiti? Allora, questo è il mascara della Rimmel Black 001. Così è nero. Ve lo faccio rivedere. Questo. E me ne metto una bella passata. Ovviamente off camera e il resto off camera. Poi